Dai, Ci ok, siamo, ci perfetto. siamo. E Io ripartiamo da capo. nel frattempo mi ero andato a vedere qualche curiosità su questo sito fage.it. Ripetiamo, perché se lo fosse perso, e ci sono moltissime curiosità, recensioni, notizie dagli Oscar. E niente, cedo la parola a Valerio che facciamo un'altra breve Niente, presentazione. praticamente ci occupiamo di Oscar ultimamente, vabbè, Oscar, Golden Globe, siamo sempre sul pezzo, cerchiamo sempre la massima la notizia all'ultimo minuto appena possibile perché cerchiamo di rimanere aggiornati. Recensioni su serie TV e film, soprattutto ultimi usciti, Marvel, vorrei ridire la cosa che avevo detto all'inizio, ripeto, domani intorno alle 16 ci sarà la live e inaugureremo il venerdì Marvel. E si parlerà della nuova puntata di Falcon e Winter Soldier, del primo episodio uscito settimana scorsa, e faremo qualche approfondimento, una chiacchierata, insomma, che volete partecipare. E sono lì in live e vi aspetto volentieri per fare teorie sulle varie ipotesi che si stanno sviluppando intorno a questo universo espanso. Detto questo, abbiamo fatto una larga premessa e Sì. abbiamo salutato già l'ospite dietro le quinte, il nostro dirigente che si occupa della gestione del sito. Ciao Davide, buonasera. Buonasera, buonasera. Eccoci, ci siamo. E Valerio, Perfetto. cioè, Valerio, scrittore e nostro redattore che ci dà una mano a gestire il sito. Sì, E buonasera a tutti. niente. Buonasera a tutti di nuovo ragazzi e grazie per esserci nella stanza e seguirci. Buonasera. Vi consiglieremo 10 serie TV da vedere in questo periodo che è zona rossa, pandemia, la sera non si sa mai che vedesse, quindi diciamo che vogliamo darvi dei consigli su quello che potete vedervi e trovare sulle varie piattaforme streaming sul mercato. E Valerio, vuoi inaugurare la nostra lista? Molto volentieri, perché Dai. spesso uno, no, dice che me guardo stasera. Io mi sono permesso di selezionare alcune serie TV che ho visto in questi giorni che mi sono piaciute. Certo, non è il periodo di Game of Thrones o Breaking Bad o serie di questo livello, però c'è sempre qualcosa da trovare nei vari Netflix, Amazon Prime e devo dire anche su TeamVision. Lo dico qui, io mi sono ritrovato l'abbonamento della questo TeamVision e ci ho trovato dei bei film, soprattutto dei film anni 90, dei bei thriller anni 80-90 che ho riscoperto. Quindi se avete TeamVision vi consiglio di andare a vedere cosa offre, perché ci sono tanti bei film. Mi sono rivisto Tremors l'altro giorno, Madonna del Tremors. 1990, piccola parentesi, effetti Sì. speciali, no, di quel periodo, e devo dire che poi è un film che ci ha accompagnato a noi di quella generazione, no? Che poi ne hanno fatti diversi di sequel, e diciamo tra gli anni 80 e 90 gli effetti speciali, ma quanto sono migliorati, Mamma soprattutto mia. dal punto di vista Ritorno al futuro dell'85. Penso a film dei primi anni 80, che tu se te li rivedi adesso dici: Madonna, non sembrano degli anni I Ottanta. classici mostroni di gomma, soprattutto Tremors, è qualcosa di clamoroso là. È Tutto vero, è vero. con gli animatronics, tutto Ma così. gli Oh. stessi Jurassic Park, Mamma mia. no? Nei primi anni 90, se uno pensa agli effetti speciali, sono pazzeschi. Comunque, a parte questa piccola Parentesi. premessa, poi faremo pure magari faremo una live su un revival anni Anni 80-90 80 e 90, vero? su questi film. Allora, ho visto che su Netflix tanti stanno chiedendo com'è Dietro ai suoi occhi, che è una serie, una miniserie, se vogliamo, molto particolare, nel senso che
piace e non piace. A me il finale va un po' lasciato così, però è particolare per l'argomento trattato, nel senso che c'è questa coppia e questa ragazza, questa terza della coppia, che praticamente si innamora di lui, che fa psicoterapeuta, e c'è questa moglie, questa compagna di quest'uomo che è relegata dentro casa, allettata inizialmente, che comunque non può uscire, come se lui la volesse proteggere da un qualcosa. E poi mano a mano, senza stare qui a spoilerare, Spoiler, c'è proprio la scena. infatti, senza spoilerare, perché il rischio è quello. Mi è piaciuto perché tratta un argomento molto particolare. Che poi man mano nelle puntate, no, viene svelato anche il passato di questa ragazza e mi è molto piaciuta. Non so a te, Vale, avevamo segnato una lista e l'avevamo messo tutte e due questo. Sì, questo è, diciamo, tra entrambe le liste, è presente. Devo dire che, beh, sono rimasto piacevolmente sorpreso. Devo dire la verità, all'inizio ero un po' perplesso. Visto la prima puntata, dico, boh, non mi ha convinto. Invece poi, andando avanti, ti intriga sempre più, perché comunque è mistero, thriller, soprannaturale, c'è un po' di tutto. Quindi, devo dire che Sì, è è una bella vero. serie, sì, Un cioè, buon si thriller può... psicologico. Bravo, bravo. Cioè, se non volete perdere tempo, le solite serie, 7, 8, 9 stagioni, è una miniserie da 6 episodi. Quindi, Sì. secondo La me, è cosa consigliatissima. divertente, bravo, la cosa positiva, non divertente, di queste miniserie è che comunque puntate, 6 puntate, uno se le guarda anche, alcuni se li guardano Sì, anche in una tranquillamente, sì. serata, quindi è molto fruibile. Dietro ai suoi occhi. Vai, sta a te. Vado e allora devo dire che una delle serie che mi ha più colpito durante la fine dell'anno scorso è Hollywood. È praticamente da Ryan Murphy, che è regista e produttore di American Horror Story e Glee. Praticamente è ispirato a una storia vera e parla della Hollywood degli anni 40. Nella serie praticamente troviamo la storia principale è il suicidio di questa ragazza realmente accaduto in 42, che non riuscita a fa non, ess non essendo riuscita a fare successo, sfondare come attrice ad Hollywood, si è suicidata lanciandosi dalla lettera H della scritta Hollywood. Ma la cosa più bella della serie, devo dire che è i riferimenti alla vera Hollywood che possiamo trovare con gli attori, cioè magari diversi attori che Sono erano molto incuriosito, presenti. bravo, sono molto incuriosito Corregia, perché, vabbè, diciamo, d'accordo quello anche che ha su scritto un questa amico. Hollywood, Senti, sempre su c'ho Netflix, una domanda su The ho ascoltato Boys. parere Quando ne parlate, indiscordante, fatemelo mi sapere perché ho incuriosisce, l'ho il messa video che nella si blocca lista, in la devo ancora continuazione. vedere, Intanto così però ho almeno sentito ve la alcuni mando youtuber, e diciamo ve così, la scrivo che sulla diceva chat così aspettavo almeno di poi ne meglio, parlate. Ok. si poteva Guarda. fare meglio per quell'argomento, nel senso trattare comunque la Hollywood, anche figo, la Hollywood di quel periodo è affascinante, anche perché tutti i costumi, no? La scenografia, la ricostruzione dei Ma set, guarda, come si facevano i film. secondo me hanno trattato invece benissimo, cioè facendo capire perfettamente cos'era la Hollywood degli anni 40. E cioè, anche per dire, l'attore che interpreta Rock Hudson, che cioè, ripercorre perfettamente quello che era proprio Rock Hudson al tempo. E, per esempio, la prima prova che ha fatto, il primo provino che ha fatto Rock Hudson, cioè grandissimo attore, amato in tutta Hollywood, ha sfondato, però ha dovuto fare la prima scena per 38 volte, ha dovuto fare 38 check consecutivi, ma è una cosa vera, citata nella serie. Wow, anche riferimenti veri, quindi. Sì, cioè Questa non la veramente, come sapevo. dire, fanno l'attore e l'attrice di Via col Vento e è interpretata da un'altra attrice nera e parlano anche della
di quest'attrice che ha vinto l'Oscar come miglior attrice non protagonista, la prima attrice afroamericana a vincerlo per Via col Vento. Tanti riferimenti che comunque ci portano a capire veramente cos'era la Hollywood degli anni 40, piena di preconcetti, piena di comunque l'epoca del razzismo. Nonostante l'attrice abbia vinto, l'Oscar è stata comunque fatta accomodare nel retro del A proposito di patriarcale. questo, scusa che ti interrompo, Vai, vai. noi raccontiamo su fage.it, ma anche con dei post sulla nostra pagina Instagram e Facebook, anche le curiosità che riguardano i prossimi Oscar. E in questi giorni stiamo facendo una serie di articoli sui pronostici e Sì. stiamo scoprendo delle cose anche particolari, tipo che Nomadland. La regista di Nomadland, Chloe Zhao, ha anche montato il film, è stata anche l'editor, e si annovera in quella lista di registi e montatori tipo James Cameron con Titanic, Vero. che hanno vinto poi anche l'Oscar come miglior montaggio. Chissà se Nomadland riuscirà, però stiamo anche facendo una serie di curiosità su questo per tornare al discorso L'Oscar dell'afroamericana che dicevi prima. certo, sì. Un'altra curiosità di Hollywood, poi cambiamo perché veramente ce ne sarebbero tante da dire, però vi lascio a voi scoprirle perché è una bella Ma mi serie sta da vedere. incuriosendo, eh? Sì, Mi sta veramente, incuriosendo. dovete seguirla, veramente, perché a me è piaciuta tantissimo, soprattutto per gli appassionati del cinema, scoprire ciò che è veramente accaduto, rivisitato, qualcosa di straordinario, devo dire la verità. E poi devo dire, beh, chi è che segue Big Bang Theory? C'è Jim Parsons, che è Sheldon Cooper, che in questa serie interpreta quello che fu poi il manager e Ma pensa il te, c'è pure lui. ragazzo, diciamo, segreto di Rock Hudson. E è veramente incredibile. Cioè, regà, vedete questa serie perché ce lo sapremo ridire. Potrebbe esserci anche una seconda stagione, ma non, quella non è stata ancora confermata. Io Chiudo qui, intanto volevo testa di topi. salutare i ragazzi che si sono collegati. Giorgia Arancia che scrive: Grande Vale, la Ah, famiglia sì, D'Agnello ti grande. segue. Buonasera ragazzi, ciao, ciao a tutti. E tutti i ragazzi che si stanno collegando, ovviamente, se avete serie anche voi da consigliare, scrivetecele nei commenti e magari Ah, sì, c'è qualche qualcuno che domanda, ci è assolutamente, qualche passato curiosità che di mente. avete. Sicuramente qualcosa ci è passato di mente. Io invece ti volevo dire che da domani, che è venerdì, inizia praticamente fanno la serie Yellowstone che hanno Ah. fatto su Sky, inizia su Paramount Channel, quindi pure per chi non ha Sky, un bel cast. Io devo dire, non l'ho vista ancora, mi ispira perché comunque oltre a Kevin Costner Vero. ci sono alcuni attori di livello e comunque il genere mi intriga, il genere un po' western, un po' anche un po' thriller se vogliamo. Sì. Era giusto per ricordare questa cosa. Da domani. Ah, ok, quindi bisogna recuperarla, quella mi manca, devo dire la verità, quella me l'hanno consigliata in molti, però bisogna recuperarla, insomma, statene. Ok. La segnerò nella lista, perfetto. E proseguiamo? Invece, vai, sì, vai tu. Dico, vai, con la terza serie della serata. The Boys. Allora, Big boy. la trovate su Amazon Prime Video? Amazon. Amazon Prime Video, sì. Le altre due erano di Netflix, non l'abbiamo detto, ma non essendo Sì, è specificato. bravo. Praticamente è una serie sui supereroi rivisitata, ovvero il lato oscuro degli eroi. E 2 stagioni dovrà uscire la terza, ma è veramente, diciamo, qualcosa di The inconcepibile, Boys. nel senso buono, Hanno nel detto che è senso una buono. pazzia, nel senso Sì, che in è alcuni momenti ispirata, è. diciamo, a una linea di fumetti, quindi. Cioè, come se gli eroi
fossero, cioè usassero i loro poteri per il proprio tornaconto, che è quello che fanno poi nella serie. Vedi, magari, non lo so, per fare la fama e la gloria fanno le scene per. Giusto, no, per salvare la gente, ma per prendere i profitti da ciò che avviene. Oppure usano i superpoteri magari per le rapine, oppure provocano loro incidenti per poi essere comunque loro a risolvere la situazione. È il lato oscuro dei supereroi, quello che potrebbe essere se i supereroi usassero i poteri nel modo sbagliato. Mi È imbuco una un attimo. novità e devo dire che due stagioni, una meglio di un'altra, clamorosissime, veramente. Allora, Cioè, mi imbuco un veramente. attimo. Vai! Cioè, The Boys, proprio come ha detto Valerio, fa vedere il lato oscuro dei supereroi, che in realtà sono persone normali, come farebbe la maggior parte di noi, cioè nel senso che vanno a vedere il loro tornaconto. E la cosa bella che, tra virgolette, ha dato scalpore è che è uscito dopo tanti anni di film Marvel, dove gli eroi, quindi Vero. in principio Capitan America, fanno di tutto per salvare il salvabile senza nessun tipo di tornaconto. Quindi ha fatto tanto scalpore, anche perché siamo stati abituati per un arco narrativo di tantissimi anni di supereroi che fanno di tutto per il bene comune. E questa serie ha scalzato un po' quella parte e ha fatto molto clamore. La prima stagione per me è allucinante, è veramente stupenda. Clamorosa, clamorosa. Attendiamo la Siamo terza, abituati a intanto vedere, Trigun scrive, siamo abituati a vedere i supereroi come i salvatori del mondo. The Boys può essere quella serie sui supereroi che mancava da molto, cioè l'altra faccia della medaglia. Infatti è quello è che così, diceva sì. anche Davide. Vero, è vero. L'altra faccia della medaglia, definizione perfetta, infatti. E vabbè, diciamo questo è il succo di The Boys, recuperatela su Amazon Prime Video, due stagioni, sta in Due uscita la stagioni. terza. Due stagioni, sì, è in uscita la terza, perché sì, clamorosa. Ottimo. Ok, Io la devo vai. vedere, quindi la voglio assolutamente Sì. recuperare. Allora, io ti dico una particolarissima serie che non tutti avranno visto e che sta su Netflix e si intitola Califfato. Cioè, regà, è una pazzia, nel senso, è una miniserie di 6 puntate, ma Ok. ti fa capire, a parte che è fatta molto bene perché ti fa capire anche delle storie vere che ci sono state di persone che si sono arruolate nell'ISIS, persone europee, Ah, in particolare ok. donne, che si arruolano di propria spontanea volontà con l'ISIS e ti fa vedere che tipo di vita conducono in Siria e nei luoghi più, diciamo, dove ancora tiene banco lo Stato Islamico, e ti fa vedere la storia di questa donna che invece dalla Siria, dove c'era andata quando era molto piccola, si era dovuta sposare i matrimoni combinati che ci sono lì, si era dovuta sposare con un uomo che combatteva per l'ISIS, e lei ha questo bimbo piccolo appena partorito. Fa di tutto per mettersi in contatto con una poliziotta in Svezia e cercare di scappare dalla Siria, quindi dalla guerra. Ma è un'ansia tremenda, cioè Califfato si intitola, Mazza, è qualifato. pazzesca, fatta molto bene e è passata un po' sotto traccia. Infatti, mi ha stupito che non sia stata, per esempio, nemmeno menzionata. Non dico i Golden Globes, però comunque tratta di un argomento, e c'è anche la tratta dei minori, perché a un certo punto si vede delle ragazze prese da anche da una pazzia di vedere e cercare di immaginare come può essere combattere con l'ISIS, si arruolano e partono senza dire niente alle famiglie, ragazzi 17 anni, Ah, e lì nessuno poi te ritrova più, quello è quello il problema. Però è fatta molto bene. Califfato su ah, Netflix. ok, mi hai fatto venire curiosità perché comunque è uno Fatta spezzato, benissimo. una L'ansia, cazzarina, è un po' di produzione ansia, ecco il punto. svedese. Ero titubante, ma fatta molto bene, ragazzi. Guardate, visto che ci siamo, Vai. ve ne butto una io Vai. che credo in pochi abbiano visto, che si chiama Russian Doll. Fondamentalmente è una serie Ah, Arancia Dolla, che tira su la bambola rossa. Netflix. Sì.
Sì, vero? è una serie che gira su Netflix. Diciamo che possiamo dire che è molto simile al film. Non... Poi, vabbè, qua dipende se tutti l'hanno visto. Il giorno della marmotta, che se non mi ricordo male, in Italia è Ricomincio da capo. Ah, E no, non l'ho fondamentalmente, visto. Russian Doll Anch'io. è come se la stessa giornata si ripete sempre uguale. E la cosa figa, comunque, l'attrice che interpreta poi il personaggio principale, che è Natasha Lyonne, è veramente molto molto brava. E tutta la serie è figa perché comunque sia tratta il tutto in maniera, diciamo, anche abbastanza ironica. Però comunque non è effettivamente una commedia. Quello no. Però è una serie molto bella Ho capito, ho e capito. relativamente Vediamo. leggera. Ok. Ottimo, la recupererai. Bisogna, sì, bisogna recuperarla. Sì, dai, è una cosa, se è leggera, almeno cambiamo un pochino genere. Sì, diciamo leggera, sì. Mi sentite, ma non mi vedete. Ok, perfetto. Adesso ci sono. Sì, adesso ti vediamo. Vai. Ok. Allora, rimaniamo sul leggero. Netflix, non so. Se avete mai visto Good Place, ragazzi, è una serie Madonna, ho comica. sentito parlare tantissimo, ma guarda, mi hanno detto Allora, io che è fatta benissimo. all'inizio, ti dico la verità, non gli davo una lira, nel senso, la nuova è sempre comedy, Non gli davo una lira, come si proprio il suol dire. giusto, detto un po' che parole. Non lo so, ok, bellissima, so. Ah, ok. Vediamo, dico, Trigun, vedo la maschera di V per Vendetta, bellissimo film, ma soprattutto per le belle citazioni, Vale, credo ce l'abbia. La maschera Eccola. di V per Vendetta, esatto. Mi guarda. Ti tiene d'occhio. Sì, Dicevo, Good bellissimo. Place, ragazzi, cioè, è una serie, Grande allora, Trigun. leggera e da 4 stagioni, e diciamo 24 episodi l'una. Circa, cioè, se volete stare sereni e farvi due risate, è la serie perfetta. Però non è la solita serie stile Friends o Met Your Che Mother. c'entra, scusa Vale, che c'entra i morti? Perché ho letto il 3, no, il trailer, io l'ho Esatto. letto. Praticamente il Good Place è Quello la mi parte incuriosisce buona, pure. perché la prima puntata inizia, la protagonista è morta, cioè si trova nel Good Place. Ma in realtà si va in Good Place, posto buono, perché non c'è paradiso inferno, ma c'è Bad Place, posto cattivo, e Good Place, parte buona. E si scopre che lei in realtà non deve, per un errore, è finita nel Good Place, perché i punti hanno scambiato la persona, lo stesso nome, ma lo stesso giorno, praticamente sono morte nello stesso modo, stesso momento. Praticamente lei doveva andare nel Bad Place, cioè in Good Place c'è tipo gente che è super buona, i monaci buddisti, così, e lei si ritrova per errore in questo posto, ma cioè è tutto un susseguirsi di scene assurde che già per dire le parolacce sono censurate, che casco, porca soiola, cioè Pensate, queste cose così, che è ma veramente... pensate, è È particolare. Ho veramente visto che particolare. c'è. Devo dire che il finale mi ha sorpreso ancora di più dell'inizio della serie, perché è un messaggio bellissimo. Che vedete la serie, non vi rovino niente, vedete la serie, mettetela in lista e Uno assolutamente degli attori recuperate. di CSI, quello con i capelli bianchi, se non sbaglio, è lui. CSI, ah È sì. uno dei CSI, poi È non mi uno dei ricordo dove, CSI, perché sì, uno è New è York, un altro è Los Angeles, vero. un altro è Las Vegas. Sicuro non è quello Però con Grissom, sai, il no, non è classico. Grissom, è quello con i Non capelli so bianchi, se... sì. quell'attore lì. The Quindi... Good Place Vedetela, su vedetela, Netflix. perché è particolare, particolare. Veramente. Io ti dico Ok. che rimanendo su Vai. Netflix, è appena uscita, l'hanno appena messa su Netflix e l'avevano fatta su Mediaset, ma è passata un po' sotto traccia. A me è piaciuta molto, è, Ok. diciamo, genere medici, che è New Amsterdam. Non so se Ah, ne ok. avete sentito parlare, l'avevano Sì. fatta la prima stagione su Canale 5 addirittura.
E adesso hanno messo la prima stagione su Netflix, fatta molto bene, nel senso che parla di questo ospedale famosissimo di New York, il più antico ospedale di New York, e di questo nuovo direttore dell'ospedale che rivoluziona un po' tutta la vita dei medici, degli infermieri e dei pazienti, e la rivoluziona con la positività che trasmette. Ed è fatta molto bene anche perché nella seconda, no, nella seconda, nella stagione che stanno facendo, che è la terza, che stanno facendo negli Stati Uniti, parlano del coronavirus. La prima puntata è tutta dedicata alla pandemia e quindi di come gli ospedali hanno affrontato la pandemia. Quindi è molto attuale. Se, la consiglio a tutti quelli che piace il genere Grey's Anatomy, ma diciamo, a differenza poi di Grey's Anatomy, uno si affeziona ai personaggi, e c'è anche una delle attrici che ha fatto Sense8, sempre su Netflix, Ah, è un'altra serie che consiglio. sì, Finita pure su troppo Sense8, presto. una parentesi su Sense8 perché Mamma era, mia. secondo me, Quanto ci manca se zitti, mamma mia, parlo. cioè, un prodotto bellissimo rovinato così, buttato nel gabinetto da parte di Netflix, non lo so, boh. Se facevano certe No. trombate, veramente, no. certi orgioni, Madonna. Porco No, no, cane, vabbè, a parte mai, scherzi. nessuno come Sense8, cioè, Oh, al massimo, hashtag restore Sense8. ho visto di tutto. Sensei, no, fatta bene. Incredibile. Sensei, ci manca, ci manca. Ci manca Peccato. tanto. Vai. Vado. Allora, devo dire che la prossima serie ha colpito parecchi perché abbiamo un Russell Crowe in splendida forma per entrare nel personaggio, perché per fare la parte è ingrassato tipo, non so, pesava sui 120 kg, una cosa del genere. Pazzesco è E stato. cioè, sì, Mamma mia, è Russell stato pazzesco. È Crowe. uguale Pazzi. al vero personaggio che interpretava. Veramente, e ha dovuto interpretare il direttore della Fox e Roger Ailes, che è stato poi comunque denunciato per molestie sessuali sul lavoro. E si chiama The Loudest Voices, Sesso e Potere. Miniserie autoconclusiva che racconta la storia di Roger Ailes e di ciò, diciamo, che ruota intorno ad Ailes. E a partire da Lo scandalo poi che ci fu nella televisione, nella Fox, no? sì, E che scandalo fecero pure il Fox, film Bombshell, che è la stessa sì, storia di stessa lui storia, che molestava le dipendenti di questa televisione, come bravo, se a bravo. Sky il direttore di Sky uscisse fuori, uscissero fuori molesti alle Sì, giornaliste. È stata infatti. abbastanza pesante, però è fatta bene la Pesante, serie. però. Lui è, Madonna, trasformato Bravissimo, proprio. Russell Crowe, Bravissimo. bravissimo, irriconoscibile, calato Ha vinto pure il perfettamente Golden nella Globe. parte, e poi ti fa capire come la manovra della Fox era risultata poi decisiva per quanto riguardava le elezioni di Trump, Sì, che se non quanto era sbaglio, politicizzata. sì, proprio troppo, lui amico Trump, cioè veramente da guardare perché proprio cala nel dettaglio. Il film racconta più in generale lo scandalo e, se non sbaglio, c'è Charlize Theron nei panni della giornalista che l'ha denunciato, da cui The tutto è Loudest partito. Voice, dove lo possono trovare chi se lo vuole vedere adesso? Su Perché Sky On Demand uscì su e Sky, Sky no? On Demand, Sky Atlantic. Uscì su Sky, sì. Sì, su Sky, e se non sbaglio Vero, sta vero. ancora nel catalogo on demand di Sky, lo trovo ancora tranquillamente là. E Sì, ci sono poi tutte le puntate, no? l'autoconclusiva, sì, cioè sono tipo 6, 6, 7, 8 puntate, mi sa. Cioè, Buono. tranquillamente eseguibile, e andate a recuperarla perché è interessante e particolare. Vai, Io chi vuole, torno frega. un po' indietro nel tempo, ma parecchio, perché questa è stata la Parecchio. prima serie, questa è stata la prima serie che mi sono visto, cioè ero piccolo e me l'ha Un fatta po' scoprire tutti, mia penso. madre.
che è Dawson Creek, che hanno messo tutte le stagioni su Netflix. Questo lo dovevamo citare per forza, cioè è stata la prima serie, era d'obbligo, forse che abbiamo, no? Che ci siamo un po' cresciuti tutti, oltre a purtroppo. Friends, purtroppo. Purtroppo sì, una miseria. Perché Dawson Creek erano 22 episodi a stagione, finiva mai. Infinita, infinita. Quella era una cosa che però, dai, comunque ci ha accompagnato nell'adolescenza. Io Sì, a voglia, assolutamente. mi ricordo che, per esempio, con le ragazze, racconto sto aneddoto, con le ragazze cercavo di comportarmi e di, oddio, qua Dawson che farebbe pesi. Allora cercavo, no, di idealizzare questi rapporti d'amicizia, poi l'amicizia uomo-donna. C'ho avuto un'adolescenza molto particolare. Ero Apostati totali tu, perché poi purtroppo. Dawson e Casey divorziavano di più, Bravo. capito? Dicevo, porco, perché non funziona? Apposta dico purtroppo, l'hanno rimessa. Già ci siamo passati noi. Non capisco perché ci È devono vero. passare pure gli altri. Perché Perché ci devono passare pure gli adolescenti di adesso? Vabbè, anche un'altra serie simile Incredibile. era OC, che alla fine. Mamma mia, Sì, OC, Madonna. veramente. OC. Veramente, veramente. Quella fatta bene, eh. Incredibile. Oh no, infatti pure sì, è uguale. Stiamo su quel livello là. Sì, e poi sono Friends, state le prime, soprattutto, cioè così infatti, lunghe. se volete rivedere e rivivere le emozioni adolescenziali, Dawson Creek su Netflix. Fa per voi. Le Ma per voi. pippe mentali di Dawson, Madonna. Mamma mia, mamma mia. Sì, Però c'era bravo, tutto alla questo fine discorso di lui quello. che voleva fare il regista, che mi ha sempre Quello era interessante, affascinato. tutti gli aneddoti al cinema. E che poi, tra l'altro, degli attori, Dawson Creek, non pensavo che quella che magari facesse più film dopo fosse Michelle Williams. Perché se poi andiamo a vedere, più che Katie Holmes a un certo punto è pure sparita. Michelle Williams ha vinto anche Golden Globe, se non sbaglio, e ha fatto dei film importanti come Manchester by the Sea, ma anche Momento. serie tipo Foss Verdon l'anno scorso, della coppia, lo sceneggiatore e la moglie, la ballerina di Cabaret, stava bravissima. Mi aspettavo, non so, anche Joshua Jackson, mi aspettavo di più da quell'attore, invece è sempre stato un Sparito così, po'. infatti. Vabbè, è anche vero che l'attore che ha fatto Pesi comunque ha fatto una serie TV di 5 stagioni abbondanti che è Fringe, che comunque Sì, vero, sì. E è comunque un'ottima serie. E invece lo l'attore ricordo che. lì a Fringe, lui. Esatto. E l'attore che fa Dawson per me ha fatto una serie TV stupenda, dove non era lui effettivamente l'attore principale, ma era Non fidarti della stronza dell'interno 23, dove Oddio. l'attore interpreta Poi se siamo. stesso. Capito? Ah, Perché a un certo punto lui pensate. doveva conquistare una ragazza che ha appena conosciuto e gli fa: ma io sono Dawson di Dawson Creek. E si gioca questa cosa per tutta la stagione ogni volta che lo inquadrano. C'è campa di rendite, come si Campa de dice. rendita, fondamentalmente, sì. Pensa che robo, Pensa te. eh. No, che gli ando sta cosa, me lo torno a vedere. Tocca recuperarla, Assolutamente. quindi. Sì, è carina, è Assolutamente. molto leggera. Poi in realtà l'attrice principale è quella che fa Jessica Jones. Ah, sì, Quindi è ah, presa. sì. Ok. Dai, bella serie pure quella, sì. Sì, anche una bella attrice. Visto che ci Diciamo stiamo. la Sto verità. parlando. Sì. E da, a questo punto, da Dawson Creek, quindi da amori contenziosi, amorevoli. E adolescenziali degli anni passati, andiamo nel presente. Bridgerton, regà, a me non è che mi ha fatto impazzire, però ne parlano tutti. Chi non l'ha recuperata la recuperi, così può tranquillamente parlarne. Se ne parla, Se ne parla parecchio. È il nuovo Gossip Girl su Netflix. Sì, anche per un discorso di far vedere il sesso parecchio, nel senso che comunque alla già piacciono le serie su quel periodo storico, no? E
intrighi. Quello che mi è piaciuto di Bridgerton è che tu non capisci per tutta la serie chi è che narra e chi è che tiene i fili, Vero, no? Di questa vero. grande famiglia, e non te l'aspetteresti mai poi, perché c'è questo colpo di scena finale, mi è piaciuto. E diciamo tutti gli intrighi che ci sono a corte, e unisci il comico anche al sensuale, perché poi c'è questa scoperta del sesso di questa ragazza che era vergine, di questi matrimoni come si facevano all'epoca. Anni No, non è male, nel senso è leggera, fruibile, in questo periodo. È carina, è stata Fidiamone. rinnovata, vero? E per quest'estate dovrebbe uscire la seconda stagione che parla di Anthony Bridgerton, e quindi si svolgerà tutto intorno a lui e approfondirà un po' di più il personaggio, che poi è stato presentato la prima. E Io, per esempio, vedremo. c'è mia figlia che ha 6 mesi, ma i capelli stanno crescendo parecchio. Certe volte c'ha le basette, la chiamo Bridgerton perché c'ha il basettone tipo lui, e Conte Bridgerton. E gli do tipo un soprannome a settimana, tra l'altro. No, Ah, sta ok, cosa beh, giustamente. La ci piccola fa di casa molto comanda ridere. lei. E capirei. E Quasi siamo quindi, tutti squagliati. beh, sì, assolutamente. Allora, proviamo, vediamo con la prossima Vado io? serie. Vai. Beh, Riverdale, dai, Riverdale, anche Ah, se diciamo Riverdale, sì. non mi tiene incollato allo schermo come le prime stagioni, però ero curioso, per esempio, di vedere, perché in Riverdale c'era anche Perry, l'attore che è morto l'anno scorso, e all'improvviso, che lui aveva fatto Beverly Hills, Luke Ah, sì. Perry, e praticamente hanno iniziato questa nuova stagione. Ero curioso di vedere come avrebbero affrontato la cosa, perché poi c'è stato il cast che è rimasto abbastanza scioccato da questa morte, come tutti i fan. Comunque era giovane, abbastanza giovane, e l'ultimo film che ha fatto era C'era una volta Hollywood, era una Mamma piccola mia. parte dentro il saloon dove DiCaprio recita. E praticamente poi Riverdale nella nuova stagione fanno in modo anche di dare l'ultimo saluto. Diciamo, la prima puntata è dedicata proprio a Luke Perry, che se n'è andato l'anno scorso. Però è fatta abbastanza bene, nel senso è una teen drama, Team se drama, vogliamo, sì, team drama, team drama. Vabbè, una bella su serie, Netflix, carina, si può carina. seguire, si può seguire, sì, si può seguire. E andiamo un po' più sul leggero e diciamo una serie che ha sfondato, è stata anche caldinata ai Golden Globe, miglior serie, e diamo un punticino anche a Disney Plus stasera, e The Mandalorian. Per tutti i fan di Star Wars, credo che dopo episodio 9 si potrebbe dire che The Mandalorian ha rialzato il rating di Star Wars negli ultimi tempi, perché ci ha lasciato un po' così, senza andare oltre nel dettaglio per quanto riguarda l'episodio 9. The Mandalorian è, cioè, serie Disney più, Disney Plus, e 2 stagioni, sarà anche la terza, e racconta la storia del Mandaloriano, delle origini poi del Mandaloriano. E diciamo c'è un piccolo Yoda, un baby Yoda che Mandaloriano, dovrà tornare a e diciamo c'è. casa. Vai, vai. Sì, avevo Vai, vai. provato un attimo l'audio. Ah, ok, per un attimo. E, dico, Mandaloriano che deve diciamo, occuparsi di baby Yoda, e ci sono tutte le gag tra di loro che sono carinissime. La serie leggera, ambientata nel mondo di Star Wars, quindi. Penso che Davide mi può tranquillamente appoggiare, per tutti gli appassionati di Star Wars, veramente, veramente qualcosa da recuperare se non l'avete recuperata. E Assolutamente sì. anche un modo per chi non si è avvicinato a Star Wars, di iniziare con una serie e poi magari recuperare i film della saga, le vecchie trilogie. Sì, anche perché comunque sia una serie che è antecedente poi a tutto quello che parte nei film. Quindi sì, assolutamente. Anche perché chi non ha
Poi è difficile anche trovarlo chi non ha mai provato a combattere con una spada laser Davvero. o non sapere che cos'è uno Stormtrooper. Però sì, assolutamente, per chi vuole iniziare penso non ci sia punto, tra virgolette, migliore. Sì. Recuperate la Mandalorian, la trovate su Disney Plus e niente. The A Mandalorian, proposito di Disney Plus, assolutamente. Vai. io ti dico che è finita, ma quanto mi è piaciuta. Io non sono un tifoso sfegatato e appassionato del genere, ma mi è piaciuta molto Vandalism, che Vandalism. consiglio pure a chi non è a chi di solito non guarda i film Marvel, ma diciamo è una cosa molto particolare che esula, se vogliamo, soprattutto nelle prime puntate, dal mondo Marvel, perché questa specie di sitcom, cioè i protagonisti si trovano in questa specie di sitcom anni 50 e nemmeno loro a volte sanno perché si trovano in queste scenette in bianco e nero. E non è tutta in bianco e nero, senza spoilerare la serie, migliora di puntata in puntata e credo sia stata fatta in modo molto originale, nel senso che hanno poi toccato anche le corde di chi, come me, ad esempio, in genere non ha visto tutti i Marvel, come ho detto pure a Valerio, sto cercando di recuperare, ma è fatta molto bene WandaVision. Perché poi ogni puntata è stato, a parte ricreato gli anni di cui si parla, perché inizia negli anni 50, poi la seconda puntata anni 60, anni 70, e uno dice: ma perché? Che sta succedendo? Perché ci sono questi salti? Perché a volte i personaggi, i protagonisti non si rendono nemmeno conto che stanno dentro questa specie di sitcom? E poi verrà poi tutto svelato successivamente. Però ho fatto Sì. benissimo. Su Recuperate Disney Plus. WandaVision e prima ancora tutti i film Marvel, se non l'avete fatto, muovetevi. Veramente è una minaccia. No, veramente bellissima serie, uno dei prodotti più originali targati Marvel che si possono trovare sul mercato. Vediamo adesso cosa combineranno con Falcon e Winter Soldier, ma siamo tutti fiduciosi dopo la prima puntata. Ne approfondiremo domani nel dettaglio. E tutti gli aspetti. E vediamo una serie un pochino dal sapore più thriller e The Undoing, Le verità nascoste. E troviamo una Nicole Kidman informissima e uno Hugh Grant un po' invecchiato, ma che ci sta nella parte. Uno iubilante invecchiato, sì, ne parlavamo pure l'altra volta. È stato Sì, cioè, particolarmente veramente invecchiato, tanto cazzo del tanto, movie. cioè. Con tutto il rispetto, Vabbè. Hugh Grant li porta pure male perché comunque se vede l'antifico Ehi, la porta male. vabbè Te piacerebbe. piacerebbe invecchiare come Hugh Grant, tra parentesi, però A noi. vabbè, Nicole Kidman è candidata al Golden Globe, veramente Fatta molto bene, pregona. thriller, buon thriller. Buon thriller, lo trovate su Sky Atlantic e su Sky, quindi sta nel pacchetto on demand. Potete tranquillamente, chi ha comunque il pacchetto base con Sky, trovate tutte le serie lì. C'è un thriller, diciamo, che parte dall'assassinio e poi si, diciamo, dirama nel cercare di scoprire chi è stato l'assassino con diversi capovolgimenti di fronte, ecco, se vuoi dire così. Non si può parlare oltre perché sennò si spoilerà, però troviamo anche una, diciamo, un'attrice italiana. Sì, no, diciamolo. Vero? Matilda aiuto. De De Angelis. Angelis. De Angelis, ok. Scusi Matilda se ci segue, ma non mi ricordavo il nome. Guarda, Salutiamo. lei è bravissima, salutiamo Matilda. Veramente anche in parte non so, nient'altro da dire perché non si può dire niente, perché qualsiasi cosa si dice si sposta un po' la bilancia da una parte per gli spoiler, quindi vedete The Undoing con una Nicole Kidman bravissima e Strepitosa, informissima, strepitosa. Passiamo avanti, sempre via. più strepitosa. Sì, invecchia E più io bravo. direi
Direi che possiamo dare appuntamento, no? Allora, diciamo che queste erano un po', no? Le serie TV che avevamo messo insieme. E diamo appuntamento alle prossime live. Allora, abbiamo intenzione di farne sicuramente una ogni giovedì con un ospite diverso. Intervisteremo uno youtuber, uno streamer, anche un personaggio del mondo del cinema. E io farò una rubrica dalla prossima settimana su dietro le quinte dei film, nel senso andando ad analizzare le curiosità sulle tecniche di fotografia, di ripresa, di sceneggiatura, di montaggio dei film inizialmente candidati agli Oscar. E mentre domani, Vale, ricordiamo. Ricordiamo che domani c'è l'appuntamento settimanale con il venerdì Marvel. Approfondiremo, ecco, si parlerà delle prime due puntate di Falcon e Winter Soldier e proveremo a fare qualche teoria prendendo spunto da quello che poi ci dirà la puntata. E tutti i venerdì e domani nel pomeriggio. Qui sul canale di Fage Network parleremo della Marvel e dei possibili poi futuri appuntamenti che ci aspettano dai Marvel Studios. E Perfetto. sì, penso che abbiamo per il momento detto tutto. L'appuntamento è a domani. Vi aspetto qui sul canale domani pomeriggio e con Valerio quando E prossimamente con Valerio a martedì. martedì sicuramente faremo la prima Martedì con la live prima live con per Valerio. parlare un po' di dietro le quinte del Dietro le cinema. quinte, dietro le quinte del cinema. Benissimo, grazie che ci avete sopportato in questa oretta tra problemi tecnici Battezzato. e battezzato, ci avete sopportato in questa nostra prima live sul nostro canale. E quindi vi aspetto domani. Con Valerio ci vediamo martedì. E niente, grazie a tutti e ringrazio Davide per esserci stato. Grazie Davide. Prego, prego. Grazie Davide, grazie di tutto, grazie ancora a Valerio, grazie a voi che ci avete seguito. Buonanotte e buon Buonanotte. proseguimento. Ciao. Ciao a tutti.